sicuramente stanno facendo molto bene in casa loro, ci aspetta una partita tosta, maschia, loro vengono da una sconfitta a Crotone e sicuramente avranno voglia di rifarsi. Noi dal canto nostro abbiamo lavorato bene, come abbiamo sempre fatto, e siamo pronti per domani. Antonio Laporta non ha dubbi, il Cerignola si è rimesso in carreggiata grazie al 3-0 contro il Messina e ora non vuole fermarsi. Il calendario propone tre sfide di cartello in 8 giorni, start con la trasferta di Avellino, poi il derby contro il Taranto e chiusura sabato prossimo a Pescara. Punto di partenza, la sfida del Partenio Lombardi con fischio d'inizio alle 17:30 contro un avversario che sin qui ha ottenuto 7 punti, tutti in casa. Vincere tra le mura amiche fa sempre bene davanti ai propri tifosi, ci ha fatto lavorare bene, ci ha ridato entusiasmo, ma soprattutto ci ha riportato a quelle prestazioni che comunque, non avevamo mai lasciato. Laporta avrà il compito di sostituire in panchina Michele Pazienza, appiedato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro il Messina. Non abbattersi dopo le sconfitte, non esaltarsi dopo le vittorie è lo spirito espresso dal DS Elio Di Toro ai microfoni di Telesveva in settimana. Ad Avellino non ci sarà Capitano Allegrini e in difesa dovrebbe toccare alla coppia Blondet-Ligi. L'audace deve essere sempre la stessa, l'audace determinata, vogliosa di fare bene, che lotta su ogni pallone. E non dobbiamo dimenticarci che è questo il nostro percorso, che fa parte della nostra crescita e quindi mantenere quello standard di prestazioni è la cosa più importante adesso per noi. Saranno circa 250 i tifosi al seguito del Cerignola, testimonianza di un entusiasmo rinnovato all'alba di un miniciclo di partite piuttosto importanti. Su sponda Irpina ci sarà invece clima di contestazione nei confronti della società. Con un comunicato, la curva sud Avellino ha annunciato l'ingresso allo stadio con un quarto d'ora di ritardo rispetto al fischio d'inizio. Nulla di diverso da quello che gli chiediamo ogni domenica, se non un grande atteggiamento per rendere orgogliosi i nostri sostenitori.